Ciao amici e amiche, mitici, mitici, andiamo a scoprire il giochi di luglio 2022 del PlayStation Plus. Allora, sapete che praticamente adesso c'è Essential, Extra e Premium, ci sono i tre abbonamenti, come credo sapete. È meglio. C'è il premium, che c'è i giochi in streaming, catalogo giochi, giochi mensili, catalogo giochi classici, versioni prove dei giochi, che è fighissima, e poi tutto il resto. L'extra c'è soltanto il multigiocatore online, sconti, pacchetti esclusivi, memoria cloud, assistenza giochi share play, giochi mensili, quindi quelli che vado a farvi vedere oggi, e il catalogo dei giochi. Quindi non c'è la prova, lo streaming e il catalogo dei giochi classici, ok? E l'Essential è il solito PlayStation Plus che avevamo per giocare online, sconti, Plus Collection, giocatore online, giochi mensili, che sono questi tre che andiamo a vedere, memoria cloud e assistenza giochi share play. Ok, allora, i giochi di questo mese sono Crash Bandicoot, che io comunque ho già comprato, vabbè. È molto bello, è il solito Crash. Crash Bandicoot, però questo è 4, All About Time, ok? Quindi fatto bene, eh? Il crashettino, il Crash Bandicottino. Bello, bello, bello. Vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo a vedere qualche immagine. Molto colorato, molto bello. È anche difficile, devo dire la verità. Poi, come secondo gioco, hanno dato The Dark Pictures Anthology, Mad of Medan. Molto bello. Sono quei classici giochi horror, psicologici, così, con tante scene. Ecco, tipo questa. E Arcade Geddon. Questo l'avevo già comprato. Molto bello, molto bellino. Devi sparare un po' alla cartonosa, alla, non mi viene in mente il gioco, vabbè, comunque è carino, è carino, provatelo, è molto bellino. E niente ragazzi, poi ci sono, vedete, io che ho il premium, le versioni di prove, siccome questa qui vi fanno provare un'ora o due ore, poi dipende dal gioco, anche Biomutant, vabbè, io ce l'ho. Questi qui, LX2, andrò a provarlo, Crusade King andrò a provarlo, e tanti tanti altri giochi. Oli l'avevo già provato, la versione di prova, molto molto bella questa cosa, mi fa provare un sacco di giochini. Anche il MotoGP 2022 l'ho provato, molto bello, molto bello. Ok ragazzi, allora, come tutti i mesi, Marco Drums Games vi saluta. Nuovo PlayStation Plus, i tre giochi mensili che sono Crash Bandicoot 4, The Dark Pictures Mad of Medan e Arcade Geddon. Ciao amici, e ci vediamo il prossimo mese, ci vediamo ad agosto. Ciao a tutti da Marco Drums Games Channel, mi raccomando di seguirmi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter e Discord. Ciao amici e amiche, alla prossima, mitici!